Dei 138 comuni gestiti da Acqua Novara Vicioa, in 63 sono in vigore ordinanze per contenere l'uso dell'acqua. La città di Verbania capterà direttamente dal lago l'acqua, entra nella fase autorizzativa il progetto. Un furgone del soccorso ha sbandato e distrutto un muro di recinzione, è successo a Omenia. Tante riconferme, una sola novità, Anna Cristina, ecco la nuova giunta varata dal sindaco Bossi a Borgomanero. Fino al 3 luglio l'artoteca del Collegio Rosmini a Domodossola ospita il Festival dell'Illustrazione. Bocce a Raffa, ultima giornata decisiva per Possaccio, se vince a Nola va ai playoff per il titolo. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie, che si apre ancora una volta trattando il tema della siccità, perché continua a calare il livello del Lago Maggiore nonostante la pioggia odierna, ma poca cosa a confronto il deficit che si continua a registrare dopo mesi di piogge davvero assenti e di neve mancata per tutto l'inverno. In 63 comuni gestiti da Acqua Novara VCO su 138 in vigore l'ordinanza che limita e previene gli sprechi per quanto riguarda la risorsa idrica. Sentiamo il presidente Terzoli. C'è un'emergenza che sta attanagliando il Piemonte, il Nord Italia e in particolare le province di Verbania e del Novarese. È l'emergenza idrica, una situazione complicata, una situazione che richiede interventi straordinari. Sì, è un'attenzione nazionale, direi. Il Piemonte è la regione messa peggio da questo punto di vista e il nostro territorio purtroppo è quello messo peggio nella regione Piemonte. Noi su 138 comuni che gestiamo ne abbiamo circa una ventina che sono in fascia rossa e quindi sono o i serbatoi vengono riforniti di notte tramite autobotti o c'è la chiusura notturna dalle 11 di sera alle 6 del mattino. Dei nostri 138 comuni, 63 sono sotto ordinanza sindacale per un uso responsabile dell'acqua e quindi solo per scopi alimentari, igienico-sanitari. Il problema è che la situazione non sembra poter migliorare a breve, le tanto attese piogge chissà quando arriveranno e poi si va verso la stagione turistica, quindi con tantissimi, decine di migliaia di persone che arriveranno nel nostro territorio e aumenteranno i consumi. L'unica cosa che possiamo fare a oggi è un forte appello al senso civico dei nostri concittadini. Abbiamo già un'alta considerazione di quelle che sono le norme previste e l'appello è quello di ridurre i consumi al minimo. Ogni sforzo che può fare ogni singolo cittadino oggi ci consentirà da qui a fine luglio a non prendere purtroppo delle decisioni ancora più drastiche rispetto a quelle che prendiamo oggi. Poi ci possono essere degli interventi strutturali per il futuro, perché questa rischia di diventare un'emergenza non di questa estate, ma un'emergenza per i prossimi anni. Ma noi abbiamo già avviato col piano di investimenti 2020-2026, abbiamo messo in campo 160 milioni, che è la cifra più rilevante che abbiamo mai messo in campo, proprio per aumentare gli invasi, per raccogliere l'acqua, perché l'acqua... Abbiamo una diminuzione di circa il 60% delle precipitazioni negli ultimi 3 anni e soprattutto è diminuito l'arco temporale in cui questi accadono. Quindi bisogna avere degli invasi che nel momento in cui ci sono le precipitazioni poterle raccogliere il più possibile. Certo, questo è un lavoro che richiede anni e che quindi non avremo sicuramente un beneficio nell'immediato. L'altro aspetto su cui ci stiamo impegnando è la riduzione delle perdite della rete idrica. Noi abbiamo una rete che ha circa 70 anni di età media e quindi è un lavoro immane su 6.000 km di tubazione. Abbiamo già iniziato a farlo, però non c'è dubbio che anche questo richiede tempo. E tra i 21 comuni in fascia rossa gestiti da Acqua Novara e VCO figura anche il comune di Baveno. Questa mattina il sindaco Alessandro Monti con i funzionari comunali ha incontrato personale della società che gestisce il ciclo dell'acqua in paese per fare il punto della situazione. È stata scattata una fotografia delle criticità che al momento si registrano in paese, soprattutto nelle frazioni alte di Baveno. Ora invece andiamo a Verbania per fare il punto relativamente a quello che è il progetto di potabilizzazione delle acque del Lago Maggiore.
Verbania capterà l'acqua direttamente dal lago. Va avanti il progetto di Acqua Novara VCO che consentirà al capoluogo della VCO di approvvigionare l'acquedotto direttamente dal bacino lacustre grazie a un impianto che pomperà acqua al largo della Castagnola che poi sarà resa potabile. Il nuovo impianto permetterà anche di sopperire alla chiusura del Pozzo 7 che si renderà necessaria per la realizzazione del nuovo parcheggio di Piazza Fratelli Bandiera. Siamo già nella fase delle autorizzazioni, spiega il sindaco Silvia Marchionini. Abbiamo fatto il punto in un incontro ieri. Per quanto riguarda la siccità, altro argomento della riunione, che è l'emergenza idrica, invece la prima cittadina spiega: al momento a Verbania non ci sono criticità, ma stiamo monitorando la situazione. E intanto l'ARPA ha emesso un bollettino di allerta con rischio idrogeologico di livello giallo per temporali valido fino a domani. Nel prossimo servizio vi mostriamo le immagini di un incidente successo a Omegna che fortunatamente non ha causato danni a persone. Vediamo. Ha imboccato la salitina che dalla Madonna del Popolo verso via Novara e via Mazzini a velocità sostenuta e in cima ha svandato travolgendo la recinzione ed il muretto e finendo sotto con il furgone del soccorso stradale. Per fortuna il mezzo, dopo un volo di 4-5 metri, non ha sbattuto contro le colonne che sostengono l'edificio dove si trova il laboratorio analisi dell'ASL e la sede dell'Avis di Omegna. L'uomo al volante, un 52enne straniero, è sembrato in evidente stato confusionale. Soccorso dalla medicalizzata del 118, è stato trasportato a Lea dei Castelli per dei controlli alla testa. Sul posto sono intervenuti prima gli agenti di polizia locale e successivamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, oltre alla polizia che ha regolamentato il traffico. Il marciapiede in buona parte crollato e dunque non in sicurezza è stato transennato per impedire il transito di pedoni e di tanti curiosi che dopo l'incidente hanno preso d'assalto la zona. Altro incidente è quello che si è verificato a Mergozzo, dove un'auto è finita fuori strada, sul posto ambulanza e i vigili del fuoco. È uscito di strada ed è rimasto imprigionato in auto. Incidente oggi pomeriggio a Mergozzo in via Sempione tra la frazione Candoglia e il centro. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per liberare l'automobilista che è finito nel fosso laterale alla carreggiata per terminare la corsa in un rio. L'uomo, un domese, è stato aiutato dai vigili del fuoco a uscire dall'auto incidentata e consegnato alle cure del 118 che lo hanno accompagnato in ospedale per controlli sanitari. Sul posto i carabinieri e una volante della polizia. Polizia di Stato per stabilire le cause dell'incidente. Sarà invece la Polizia Municipale di Verbania a dover ricostruire la dinamica di un altro incidente avvenuto questa mattina in Corso Mameli a Verbania Intra. Un'utilitaria intorno a mezzogiorno uscita di strada all'altezza della rotonda di Corso Cobianchi ed è finita sul lungo lago. L'auto ha urtato una panchina e un cestino di rifiuti, ma fortunatamente non ha travolto nessun pedone. Subito sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, il 118, il conducente del mezzo è stato portato in ospedale per accertamenti. Ed ora invece facciamo il punto sul Covid, lo sapete, i contagi sono in aumento e l'aggiornamento pubblicato dalla Regione Piemonte oggi riporta 3.105 casi di Covid in Piemonte con un tasso di positività salito al 18,1%, in calo il numero dei ricoverati in terapia intensiva, meno 1, ora i pazienti sono 7, meno 9 negli altri reparti e ricoverati sono 244, è stato registrato nelle ultime ore pur un decesso. E siamo alla pagina politica, mentre Omegna in pieno svolgimento ancora la campagna elettorale, lo sapete domenica si vota per il turno di ballottaggio e capire chi fra Soressi e Marchionni sarà il prossimo sindaco di Omegna. A Borgo Manero entra nel vivo la nuova amministrazione, il sindaco Bossi ha nominato la nuova giunta, sostanzialmente riconferme con una sola novità. Firmato oggi il decreto di nomina per i nuovi assessori del comune di Borgo Manero, il sindaco Sergio Bossi, riconfermato la scorsa settimana dalle urne, ha sostanzialmente ridato fiducia alla passata squadra assessorile con una novità, Anna Cristina. Ignazio Stefano Zanetta, vice sindaco, si occuperà di programmazione, bilancio, patrimonio, personale d'organizzazione, lavori pubblici, infrastrutture stradali, sentieristica, toponomastica, servizi informatici, URP, protocollo e comunicazione, polizia locale e sicurezza,
gemellaggi, cooperazione decentrata e progetti europei. Franco Cerutti vede riconfermate le deleghe in materia di politiche sociali, istruzione, politiche per la famiglia, asilo nido, lavoro e formazione professionale, immigrazione, rapporti ATC, volontariato. A Elisa Lucia Zanetta vanno i lavori pubblici, edilizia pubblica, sportiva, scolastica e verde urbano, rapporti con le frazioni, urbanistica ed edilizia privata, SWAP, politiche ambientali, benessere animale. Francesco Carlo Valsesia si occuperà invece di cultura, sport, servizi demografici, politiche giovanili. Anna Cristina, new entry, avrà eventi, commercio, pari opportunità, politiche turistiche, promozione della città, arredo urbano. Il sindaco, infine, ha deciso di tenere per sé le deleghe sugli affari generali, rapporti con gli enti istituzionali e di coordinamento territoriale, servizi integrati dei rifiuti, servizio idrico integrato, rete distribuzione gas, attività produttive, industria, artigianato, agricoltura, cimiteri e protezione civile. Ed ora andiamo a Traregovigiona, piccolo comune sulle alture del Verbano, dove sono in corso i lavori di restauro di uno storico hotel, è il Miramonti, una struttura datata ma sicuramente che necessita di lavori importanti e ben salutati dal sindaco Nicolai. Siamo nel centro di Traregovigiona, dove lo storico hotel Miramonti tornerà a nuova vita. Traregovigiona è un territorio che è stata una perla per il turismo e lentamente sta ritornando a esserlo e ci sono questi meravigliosi alberghi abbandonati che attendono solamente di essere ristrutturati. Abbiamo la fortuna che hanno deciso di ristrutturare, acquistare questo albergo, ristrutturarlo e speriamo che nel giro di qualche anno potremo tornare a ospitare dei turisti in questa meravigliosa struttura che sovrasta il Lago Maggiore. Georg è colui che ha accettato e sta portando avanti questa sfida. Which is the history of this hotel? So the news history is it was closed more than La storia recente è quella della chiusura dell'hotel da più di 40 anni. Oggi stiamo lavorando per dargli nuova vita, adattando la sua storia ai nostri tempi. La conservazione è la nostra parola d'ordine, stiamo lavorando per il recupero delle stoviglie, degli arredi, abbiamo delle bellissime poltroncine. Il grosso lavoro sarà poi sulla struttura. Quando sarà pronto, abbiamo tante persone che ci stanno aiutando, una piccola impresa si occuperà del consolidamento e del restauro dell'edificio. Questo posto ha atteso 40 anni prima che arrivassimo qui. La nuova struttura sarà fatta con il cuore, il tempo non è la prima cosa. Vogliamo ricreare l'atmosfera degli anni 50-60, questi sono i nostri piani. Ed ora ci spostiamo a Verbania per parlare della prima edizione di Saperi e Sapori, una manifestazione organizzata nell'ambito di quello che è il progetto del distretto del commercio a Verbania. Saperi e Sapori, un grande evento all'insegna delle eccellenze enogastronomiche. Più di 100 i produttori che per l'intera giornata di lunedì 20 giugno hanno animato il parco di Villa Giulia Pallanza. Come nasce l'idea di questo evento e quali sono i partner che vi collaborano? Ma l'evento è nato circa 2 mesi fa con alcuni commercianti del settore. Abbiamo pensato perché non organizzare un qualcosa che unisca la nostra regione. Che cosa si tratta questa iniziativa? Beh, è un'iniziativa che parla di cultura del cibo come Saperi e Sapori. Perché Saperi e Sapori? Perché abbiamo voluto fare una grande cultura sul cibo, sulle eccellenze piemontesi, sulla grande qualità. Ne mancano ancora tante perché siamo bravissimi, ma è il connubio di fare il Lago Maggiore con le Langhe, il Roero, il Monferrato, l'Alto Novarese, le colline novaresi. Perché? Perché il Biellese? Perché i turisti che gravitano da noi devono poi andare a mangiare i prodotti in zona e comunque li possono anche trovare qua da noi. Ma il bello era quello di far provare anche i nostri ristoratori e albergatori tutto quello che può darci il Piemonte. Chiaramente il passaggio dal nord Europa arrivare fino alle Langhe, il passaggio è una fermata obbligatoria al Lago Maggiore. Un prodotto, una chicca che avete portato qui a Villa Giulia?
Beh, le nocciole piemontesi in primis, la ditta Guffanti con i formaggi rari della sua cantina di Arona, che è stato bravissimo a venire perché anche loro sono sempre molto impegnati. Abbiamo portato il Barolo di Marco Parusso, il Barolo di Benevelli, che sono veramente delle chicche, piccoli produttori molto bravi, e anche le conserve di Davide Palluda, che è uno stellato del Roero. Un ottimo riscontro, molti infatti visitatori durante questa calda giornata di giugno. Caldissima, direi caldissima, però siamo contenti, sono già entrate più di 700 persone, l'80% del settore è quello che volevamo noi, proprio perché il ristoratore non solo verbanese ma della provincia di Verbania, Novara e Varese sono venuti a trovarci per trovare i produttori del buon vino e dei buoni formaggi. Una visita inaspettata anche quella di Alberto Cirio. È venuto anche il vicepresidente della regione. Siamo contenti, vuol dire che abbiamo lavorato bene. Abbiamo lavorato bene in sinergia con le forze della zona. Ora spostiamoci a Domodossola, che fino al 3 luglio ospita il Festival dell'Illustrazione. Il festival si trova presso il Collegio Rosmini. Una collettiva di 5 artisti italiani di fama decisamente nazionale, più quest'anno un ospite straniero. Abbiamo con noi Alona Tak, che è un'artista ucraina, ahimè sfollata in Italia per la triste vicende del suo paese, un'illustratrice veramente molto valida e molto apprezzata nel suo paese, che vanta collaborazioni internazionali, tra l'altro anche con Facebook, che vedete qui alle mie spalle, nel creare gli stickers e gli emoticon. Gli altri artisti sono illustratori, anche loro, tutti italiani, decisamente importanti, anche loro con importantissime collaborazioni con testate sia nazionali che internazionali. E questa è, diciamo, che la prima fase del festival. La seconda fase sarà quella, come al solito, della mostra outdoor, che questa volta sarà dedicata al tema di passare le Alpi. Quindi andremo dai passoni che portavano le sigarette a Joe Chavez, al traforo del Sempione, insomma tutto quello che l'uomo ha fatto per andare avanti e indietro delle nostre Alpi. Anche quest'anno saranno 30 artisti che sono stati invitati a lavorare su questo tema, più una ventina invece di stampe e di litografie, 700-800esche, 900esche, che sono state scelte da Enrico Rizzi, che farà un piccolo commento anche sulla pubblicazione che andremo a fare. Quest'anno le due località scelte per l'esposizione sono Macugnaga e Formazza, perché essendo un po', insomma, il capo valle, ci sembrava giusto che fossero loro a rappresentare il passaggio attraverso le Alpi. Fino a quando va avanti il festival? Il festival va fino al 3 luglio, poi dalla fine di luglio a tutto agosto ci sarà l'esposizione outdoor, che poi come sempre si sposterà a Domegna sul Lago d'Orta quest'anno, e poi a Natters, che è il nostro partner elvetico. Perché questo progetto si inserisce sempre in progetti Interreg? Assolutamente sì, è sempre la continuazione del progetto Disegnare, che ha come partner, oltre all'Associazione Musei d'Ossola, che è il capofila, l'Associazione Asilo Bianco di Ameno, con i quali collaboriamo in tutta una serie di eventi. Il progetto terminerà l'anno prossimo, il mese di marzo. Speriamo di riuscire ad avere una proroga per poter continuare quantomeno con le attività che abbiamo impostato. Ora lo sport, partiamo dalle bocce Raffa. Vittoria doveva essere a Cagliari contro la Galligel, e vittoria è stata per il team del Possaccio. Un 5-3 per i beniamini del presidente Mazzolini, una vittoria determinata da una prestazione ad alto livello che non è stata incrinata da un inizio disastroso soltanto sul piano del risultato, però, non su quello del gioco. La terna, composta da Signorini, Andreani e Scicchitano, ha perso il primo set per 0-8, mentre Nando Paone ha chiuso sotto 7-8
contro Roberto Moi. Sul 2-0 per il padrone di casa, Possaccio davanti ai sardi ha abbassato lo sguardo solo per un attimo, poi la rimonta si è perfezionata. La Terna ha vinto il secondo set 8-2, Paone ha fatto suo la replica con Moi vincendo 8-1. Alla ripresa del gioco delle coppie ha fatto sorridere quelli del Lago Maggiore. Paone e Andreani vincono 8-6 e subito dopo 8-1, mentre a Signorini e Scicchitano basta vincere uno degli scontri ai danni di Fronge e Mereu per portare a casa, peraltro dopo una lunga attesa in aeroporto, i tre punti della contesa. Ora alla vigilia dell'ultima giornata Possaccio è coinvolto in un complicato giro di risultati, specie dopo che nel recupero domenicale Vigasio Villafranca ha battuto il Kennedy 6-2. Vediamo perché. Retrocesse Civitanovese, Fossombrone ed Enrico Millo, la Fontespina è quart'ultima a quota 21, distante 5 punti proprio dalla Kennedy. Però probabilmente vincerà contro Enrico Millo sabato, salendo a quota 24. Se Kennedy perde contro Possaccio rimane a 26 e dovrà a questo punto disputare l'unico play-out contro la stessa Fontespina, dato che soltanto con 3 o più punti di vantaggio questa battaglia tra disperati non si gioca. Alla Kennedy peraltro basta anche il pareggio per salvarsi subito. Possaggio, che per fortuna è in un gran momento di forma, deve a sua volta vincere a Nola di Campagna per terminare quarta e andare ai play-off nazionali, in programma a San Giovanni in Persiceto sabato 9 e domenica 10 luglio. Infatti Vigasio, che ha gli stessi punti dei verbanesi, sarà ospite della capolista Inus Mosciano, la quale, tranquillissima, forse troppo, ha pareggiato sabato scorso con la Codognese e potrebbe snobbare anche il match casalingo contro i veronesi. Quindi, se Possaccio e Vigasio chiudono al quarto posto, si controllano i risultati degli scontri diretti. Un pareggio sia all'andata che al ritorno. E allora decidono i punti globali ottenuti dalle due sfide. All'andata Possaccio 50, Vigasio 47 punti. Al ritorno Vigasio 44, Possaccio 43 punti. Fatte le somme, sono soltanto 2 i punti in più per la squadra del DS Sergio Tosi. E fanno al momento tutta la differenza del mondo. Una domenica torrida ha assegnato a Crodo i titoli regionali allievi ed esordienti di ciclismo. In mattinata ha disputato il terzo trofeo Nordossola, Omegna Crodo, allievi a cui si riferiscono le nostre immagini. Vittoria per il figlio d'arte Julian Bortolami della GB Lions con Roberto Cappello della Young Bikers Bala Mamion, secondo e campione piemontese. Nel pomeriggio il doppio trofeo Meneghello, trofeo comune di Crodo esordienti con successi e titoli per Simone Brustia, davanti ai due del pedale Ossolano, Edoardo Letta e Davide Fighetta tra i primo anno e Nicola Cerame della Castellettese che ha preceduto il Granata Luca Tartaggia tra i secondo anno in categoria. Abbiamo visto appunto un passaggio di questa gara. Ora uno sguardo alla nostra programmazione. Come ogni martedì l'appuntamento è con Basketando alle 20.35. Torna poi in replica mercoledì alle 13.17.30. Appuntamento con Basketando, una delle ultime puntate della stagione 2021-2022 in cui parleremo dei playoff di Serie B con i contributi relativi alle promozioni di Cremona che ha battuto San Miniato 3-1, di Rimini che ha battuto con lo stesso punteggio a Roseto, con le gare 5 in programma domani a Cividale e ad Agrigento. Parleremo anche tanto della cestistica, insieme a noi infatti c'è il direttore sportivo della cestistica Tommaso Ripamonti. Ciao Tommaso. Ciao a tutti. Ne parleremo dopo, ma che giudizio diamo a questa stagione? Quella passata positivo, siamo arrivati comunque ai playoff, non era scontato, ci siamo arrivati in una certa maniera, poi purtroppo appena arrivati siamo caduti in un pozzo di sfiga e da lì è stato difficilissimo uscirne, però qualche segnale più che positivo da portare a casa e da tenersi vicino al cuore, anche quest'anno ce l'abbiamo. E tra l'altro la cestistica sarà impegnata a organizzare il prossimo 9-10 di luglio il basket non più al Badu ma all'Use, insomma ne parleremo con Tommaso nella puntata di Basketando. Come ogni martedì in conclusione la parola a Don Renato Sacco. Sì, bentrovati a tutti e a tutte. Un pensiero di speranza anche oggi che è il 21 giugno, una giornata carica di tanti sentimenti, il solstizio eccetera, è una giornata anche che avvicina molti nostri studenti e studentesse agli esami di maturità e proprio parlando di scuola vi ricordate vi avevo consigliato dei compiti a casa, ecco io
non voglio indagare, ma vi chiedo, vi siete ricordato del compito a casa? Avevo suggerito di recuperare un Atlante o un mappamondo. Ecco, questo è molto grande, però magari ce ne sono anche piccoli. Perché? Perché le due cose che voglio dire sono legate proprio a due città. Oggi, 21 giugno 2022, Vienna. Cosa succede in quella città? Andate a cercare dov'è prima di tutto, ma c'è l'incontro di tutti i paesi del mondo che hanno detto no alle armi nucleari. C'è l'incontro con tante persone, anche italiane, associazioni che arrivano un po' da tutto il mondo per dire no alle armi nucleari. Questa è una notizia bella. Quella brutta è che l'Italia non c'è. Davvero, il governo italiano non è rappresentato. Questa è una brutta notizia. Noi speriamo che ci ripensi. C'è una campagna proprio per questo, perché le armi nucleari uccidono come uccidono le guerre. L'altra città è Odessa. Il 24 giugno parte una carovana di pace, era già partita anche ai primi di aprile, poi ce ne sarà un'altra a metà luglio per Odessa, una carovana di pace organizzata da queste centinaia di associazioni, Stop the War Now, per andare a Odessa, essere vicino alle vittime, aiutarle, esprimere solidarietà e dire no alla guerra. Vedete che con l'Atlante si vede il mondo con occhi diversi. Ci vediamo venerdì con Non di Solo Pane, arrivederci. Io mi fermo qui, gli aggiornamenti sul sito, sui social, grazie, buona serata.